Ed eccoci qua, noi rientriamo, qui in studio a Terza Pagina Magazine, tra arte, cultura, spettacolo, cinema e non solo, curiosità dal web, sociale e libri e musica. Torniamo ai libri oggi, ma non solo, oggi ritorna qui con noi, colonna portante di Terza Pagina Magazine, la mitica, l'unica e non sola, per la sua rubrica Arte e Mestieri non solo, Maria Antonietta Schiavina. Buongiorno, Ciao Maria Antonietta, buongiorno a te. Oggi parliamo di libri e lo facciamo tutto tondo. Ritorna qui con noi e veramente gli faccio i miei complimenti perché già parliamo di un titolo che a me già, diciamo, mi incuriosisce non solo, già ci siamo parlati dietro le quinte. Io do il benvenuto veramente con tutto il cuore, con il suo nuovo, ma con la sua nuova opera. Io la chiamerei così perché è veramente straordinaria in tutti i sensi, con Il silenzio dell'erba, la mitica Silvia Volpi. buongiorno, grazie, grazie di avermi qui e sono veramente molto contenta di presentarvi il Grazie, mio nuovo libro. Grazie grazie davvero. Silvia di cuore. Io lascio la parola a Maria Antonietta Schiavina. A te, Maria. Ecco, la mia parola la lascerò poi a Silvia, che ha molto da dire. Silvia Volpi, per Terza Pagina Magazine, non è una novità, ha già pubblicato un libro bellissimo per Mondadori. In un libro, un giallo, Alzati e corri, direttora, che è andato molto bene e dal quale io, se posso regista, te la darei un film. E poi, non contenta, nonostante lei faccia la giornalista a tempo pieno perché è segretaria di redazione del quotidiano Il Tirreno, nonostante faccia la mamma a tempo pieno perché ha ben 3 figli, lei non so quando, di notte, non lo so, scrive. E ha di nuovo un libro in uscita, che è già uscito, Il silenzio dell'erba, che è un seguito, adesso lei ci spiegherà naturalmente, è sempre un giallo, ci spiegherà se ha la stessa protagonista, se ha lo stesso seguito del primo libro, insomma ci dirà con le sue parole di cosa si tratta. E anche l'originalità di questo libro, che uscirà in ebook. E, insomma, Silvia, spiegaci tu un po' tutte queste novità. Grazie Maria Antonietta e grazie a Terza Pagina. È veramente bello stare qui con te, con voi, a raccontare Il silenzio dell'erba. È bello perché sono affezionata a Maria Antonietta Schiavina, a Terza Pagina, dove conduce questo programma, e quindi raccontarvi un po' del mio nuovo giallo è veramente un piacere. Siamo in Toscana, il giallo è una storia, io dico toccante perché a me ha toccato molto, quindi c'è l'intrigo, la necessità di scoprire che cosa è successo, e c'è anche una storia familiare drammatica e toccante. Che cos'è che mi è piaciuto fare scrivendolo? Alleggerire i toni della storia, appunto anche familiare, drammatica, alleggerire i toni e accompagnare il lettore in un viaggio di lettura anche a tratti divertente, no? Scanzonato, gradevole. E come lo fa? Lo faccio attraverso i personaggi, i protagonisti. Il silenzio dell'erba è la seconda indagine di Elsa Guidi, che è la direttrice di un quotidiano. La seconda indagine perché appunto questo libro esce dopo Alzati e corri, direttora, il romanzo giallo che ha pubblicato Mondadori, e io ho continuato a scrivere con Elsa Guidi e con la sua redazione. Il silenzio dell'erba esce con Kobo Originals e esce in ebook e in audiolibro. Tra l'altro vi dirò poi di questi due formati, e l'audiolibro per me tra l'altro è anche una prima volta, quindi vorrei dirvi qualcosina. Allora, la storia è ambientata a Pisa, perché la redazione del giornale ha sede proprio a Pisa l'inverno. Succede che la direttrice, Elsa Guidi, viene a sapere di un ragazzino che non è tornato da scuola. Invece di andare a casa, come sempre, ha fatto perdere proprio le sue tracce.
Quindi in redazione c'è questa notizia e in città si sta cercando il ragazzo, lo fanno le forze dell'ordine, si muovono nei vari ambienti, la scuola, le amicizie, le cose, però non si riesce a trovare. Questa è subito una notizia che Elsa Guidi trattiene un po' nel suo cuore. La protagonista di questa storia è una mamma, è una moglie. È madre di due ragazzini, di due adolescenti, è moglie di un imprenditore, quindi la vicenda di un bimbo tipo i suoi che non torna a casa da scuola, naturalmente la scuola subito È fa il suo lavoro. molto attuale perché ci sono purtroppo tanti adolescenti che spariscono, basta vedere chi Esatto. l'ha visto, basta seguire le cronache, per cui è un argomento molto attuale quello che tu hai raccontato. Però volevo dire, l'audiolibro è letto da te o da un attore? No, è letto da un'attrice che si chiama Angela Ricciardi, Ah, tra bene. l'altro molto, molto brava, è una professionista e devo dire che la prima volta che l'ho ascoltato, proprio in occasione dell'uscita, ero anche, non sapevo bene che cosa aspettarmi. Io sono una che ascolta molti audiolibri. Mi piace davvero tanto, lo faccio in macchina, lo faccio durante le camminate, mi piace leggere anche attraverso l'ascolto. E quindi so bene, ecco, come mi misuro rispetto agli audiolibri. E sentire il mio, la prima volta, letto da un'attrice, insomma, mi emozionava un po'. È stato veramente carinissimo, è davvero molto brava Angela Ricciardi e quindi è piacevole stare lì dietro, ecco, si ha proprio il libro nelle orecchie, cioè, mi piace. Poi È stata la prima volta perché... sei sempre Pisa, Scusa? sempre la Toscana, perché tu sei toscana in tutto, diciamo, dalla punta dei capelli al dito mignolo, Senti, e questa c'è volta sempre invece... l'ironia, e c'è l'ironia che fa parte un Sì, po' della tua sì, sì. cifra, no? Allora, Elsa Che... Guidi e Tommaso Morotti comunque sono due toscani a loro volta e Sì. quindi, come dire, sono anche ironici, ironici nella vita, nel lavoro, alla fine fanno una professione a volte un pochino anche cruda, no? Lui perché è un cronista di nera, lei perché comunque dirige un giornale intero ha a che fare con notizie a volte non proprio morbide e quindi il fatto di saper stemperare con una cifra ironica mi aiuta a prescindere. Poi lo fa con i figli, a volte è persino divertente, ve lo dico, insomma, almeno quando scrivo con lei, quando scrivo con Morotti, mi diverto anche, quindi mi auguro che il lettore qualche sorriso riesca a farlo. C'è la Ecco, ma Toscana e questa scatta volta... qualcosa, scusa Silvia, scatta qualcosa fra questi due? Senti, secondo me si piacciono. Ecco, appunto. Secondo me si piacciono e naturalmente sono due persone molto distanti per temperamento, per posizione, per appunto gli ambienti che frequentano, no? Sono persone distanti e questo non c'è dubbio. Elsa è una persona che è di potere, appunto è la direttrice del giornale, comunque ha una sua famiglia, è rodata in tante cose. Tommaso è un bello, un single, un giovane, uno che si affaccia alla professione, primi anni, quindi sono distanti. Tuttavia, li accomuna la passione intanto per il lavoro, per la professione. Li appassiona l'amore per la gente, per il cuore della gente. Alla fine sono due buoni, no? E forse questa loro distanza, questo essere differenti, anche con una certa... Lui è più giovane, eccetera. Anche queste essere differenti, infine, li avvicina un po' e si intendono, hanno uno sguardo complice, si intendono prima di tutto sul lavoro, sull'indagine che conducono, perché poi alla fine sono complementari anche nel portare avanti il caso. Questa volta sia Tommaso Morotti che Elsa Guidi, interpretati con le illustrazioni di Sara Notte, che è l'illustratrice della copertina, tutti e due Bellissima sono finiti. copertina, molto Sì, mi piace bella. molto, vero? E sono finiti tutti e due in copertina, quindi ci sono questi due profili dove lei potrebbe essere la direttore, comunque anche l'immagine che compariva nella copertina precedente. Mi piace questa cosa perché i lettori possono trovare una continuità anche stilistica nella cover, quindi
ritrovano il profilo di Elsa Guidi e questa volta trovano la coppia, quindi c'è anche l'occhio sornione di Tommaso Morotti. Ecco, E lì è diciamo stato. che, dimmi, 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 dimmi. dimmi pure. No, stavi Dicevo dicendo? che della copertina, dato che siamo finiti lì, Saranotte ha fatto questa illustrazione e ha inserito anche un tocco di Toscana. E quindi troviamo le colline con un accenno di cipressi che sono un po' simboleggiano le colline toscane, e da un'altra parte proprio uno spicchio di torre pendente, dato che la storia si svolge a Pisa. Quindi mi piace questa cosa che ci sia la coppia degli investigatori giornalisti in copertina e poi anche un pizzico di Ecco, dicevo per ambiente, finire, poi passerò la parola ad Alessandro Scarnecchia, che magari una domanda lui te la può fare. Questo libro si legge veramente, hai voglia di finirlo, anche di stare tutta notte sveglio, perché si viene veramente la voglia di vedere dove va ad arrivare tutto quanto. E secondo me non c'è due senza tre, per cui chiaramente ci vorrà un terzo libro. E io mi auguro veramente che un produttore se ne innamori e ne faccia una serie. Ormai serie di donne detective, di donne in televisione ce ne sono, per cui perché no, Elsa Guidi, insomma, cerchiamo di lanciare un appello ai produttori televisivi. Elsa Guidi è un personaggio che ci sarebbe benissimo in televisione. A te, Alessandro. sì, eccomi qua. Allora io Grazie. rimango sempre in conclave, come si vuol dire qui a Terza Pagina Magazine, perché è sempre, prima di tutto, è emozionante ritornare qui con Silvia. E a parte con Maria Antonietta, che è la colonna qui della sua rubrica, e non solo. Allora, io volevo sottolineare questo meraviglioso, la meravigliosa copertina, perché è un mix di emozioni tra il bianco e il nero. Tu hai voluto sottolineare questa sfumatura o proprio diciamo c'è stato un lavoro dietro, tra virgolette, su queste due maschere? Ecco, io la chiamerei così. In realtà c'è stato un lavoro da parte dell'illustratrice e diversi scambi, sia con l'editore sia con me. Ci sono stati diversi passaggi per misurare proprio l'impatto che poteva avere questa immagine. Quindi è cominciata con il profilo di Elsa Guidi, poi si è unito Tommaso Morotti, quindi l'immagine della Toscana. Sono state fatte diverse prove No, ma è bella, è molto, e molto, molto, è profonda, e nello stesso Infine momento un, è interessante. Prego, prego, grazie, prego, infine Silvia. un tocco di rosso che poteva richiamare il crimine, il Certo. giallo, quindi portare dentro anche a una storia un po' torbida, insomma, perché poi in questo romanzo, oltre al ragazzino che non si trova, abbiamo a che fare con un cadavere, eh? È un giallo del pianto classico dove Assolutamente. E sarò l'indagine molto è curioso di svolta leggerlo, leggermente. sarò molto curioso, ma sarò molto molto curioso, perché io veramente ho un progetto, poi dietro le quinte ne parlerò anche con Maria Antonietta e con te, questa emozione, questo tuo inizio con l'audiolibro. Quindi questa è una cosa molto interessante, perché comunque io sottolineo il fatto di ascoltare, perché sono come te, a me piace ascoltare, e questo mi mette molto curiosità, a prescindere anche dal titolo e non solo, però l'audiolibro stiamo notando che sta prendendo molto molto bene. Quindi Ma devo dire che appunto quando mi hanno proposto questo progetto di libro in digitale mi ha incuriosito molto. certo. E quindi abbiamo l'ebook che è la lettura digitale tradizionale, quindi si scarica il titolo e si legge su un tablet, su qualsiasi e-reader. E questo va bene. Dopodiché l'audiolibro, io nei libri, nei romanzi precedenti non lo avevo avuto, i miei testi non erano stati anche portati in quel formato e Certo. quindi è la prima volta. Devo dire però che è un modo interessante che insomma, sono convinta sta prendendo, questo non Ma lo dico io, lo dicono i io dati, sta prendendo piede. Però è interessante, ecco, assolutamente, ma guarda, io sentire, capito? darò, adesso darò una notizia, poi lascio la parola per chiudere a Maria Antonietta, e qui poi Maria Antonietta dietro le quinte comincerà con la sua esperienza a darmi consigli, e non solo, ma li accetterò anche da te. Vi do la notizia. Allora, la notizia è che prossimamente ci sarà un format, in questo caso formato da una sorta di audiolibro di percorso, un percorso veramente dedicato, e non solo,
ai cani eroi della Polizia di Stato. Questo è, diciamo, è la novità. Poi vi dirò tutto quanto Bello, dietro le quinte. evviva! È bellissimo E eh sì, questo, è bellissima questa idea. è un'idea che è nata ieri, è un'idea che è nata ieri grazie alla Polizia di Stato, precisamente grazie alla responsabile di Polizia Moderna, e abbiamo iniziato questo percorso. Ci sono delle novità, adesso non dico nulla, poi ne parlerò dietro le quinte con Maria Antonietta e con te, anche per prendere spunto, e non solo, perché voi venite dal mondo già del giornalismo e non solo, complimenti. Certo. Maria Antonietta, a te la parola per chiudere. Allora, niente, leggete, cioè ascoltate e leggete questo nuovo romanzo giallo di Silvia Volpi. Vi assicuro che è molto, molto interessante. Io aspetto il terzo, naturalmente. Con Silvia abbiamo un sacco di progetti. Lei è piena di iniziative, non dorme mai, secondo me. E niente, ritornerà a Terza Pagina Magazine anche più avanti a raccontarci i suoi progetti. Allora, mi raccomando, Il silenzio dell'erba, Silvia Volpi, Mondadori, leggetelo e mi direte che ho avuto ragione. Ciao Silvia e in bocca al lupo per tutto. Io Ciao vi ringrazio Alessandro, molto, alla ti chiamo. prossima e spero davvero con il nuovo libro. Grazie. Grazie Silvia, veramente con tutto il cuore di essere stata qui Una con noi. Prego. sì. Volevo chiudere dicendo una cosa, che l'ebook e l'audiolibro del Silenzio dell'Erba si scaricano da Mondadori Store e da Kobo Store, quindi basta andare sulla piattaforma di Kobo e registrarsi e scaricare i libri, sia nei due formati a seconda di quello che più ci piace. Kobo Original ci arriva anche con il mio testo, arriva insomma con questi nuovi contenuti, e quindi è una esperienza digitale che mi piace fare. Spero che ci siano lettori che ci seguono e che hanno voglia di sperimentare anche. Ma in primis sarà comunque pubblicato tutto, tutto e dico tutto a 360 gradi dal sito Facebook, Instagram e non solo, altre piattaforme, tutto su Terza Pagina Magazine. Questo è proprio chiaro alla luce del sole e nella rubrica direttamente di Maria Antonietta Schiavina, Arte e Mestieri e non solo. A te, Maria Antonietta. Benissimo, benissimo. Allora, arrivederci, adesso cambiamo pagina. Grazie Silvia, grazie Alessandro. Grazie, a presto. Ciao Silvia. Grazie a tutti.